quella in corso è una buona stagione di funghi in Toscana, forse non ottima ma decisamente migliore di quella scarsa e breve dell'anno scorso. Il clima non favorevole però rischia di chiudere i giochi di una stagione partita già con qualche settimana di ritardo. Partita molto in ritardo, nel senso che doveva partire dopo una quindicina di giorni dalle piogge, invece è partita dopo 3 settimane. Ora da sabato scorso, venerdì scorso, sarebbe partita molto bene, soltanto che la siccità ha un po' fermato questa nascita, che è ottima, però un pochino limitata da questa siccità. I funghi invece di crescere in maniera importante crescono sempre abbastanza limitati, un po' come dire fermati da questo, limitati diciamo così. Poi è troppo caldo anche qui sulla collina dove ci sarebbe ancora abbastanza nascita, i funghi sono già completamente secchi, quasi liofilizzati e pieni di bachi spesso, anche se sono nati da poco, perché in effetti c'è troppo caldo e troppa poca acqua. Una stagione di funghi che dunque sembra interrompersi proprio sul più bello, a meno che non arrivino piogge importanti, ma guardando il bollettino meteorologico anche per i prossimi giorni non sembra questa un'eventualità. A livello qualitativo, meglio il nord regione rispetto a centro e Maremma, dove le alte temperature hanno favorito la formazione di larve. Qualità è sicuramente migliore quella sulla parte nord della regione, perché la parte sud con questo caldo i funghi ce ne sono stati non tanti, tantissimi, però sono molto bacati, cioè questo caldo le larve sono veramente, si sono mangiati i funghi proprio. Ho parlato con fungai giù della parte di Scanzano così, che davano tanti funghi ma tanto bacati. Il meglio della stagione a questo punto sembra ormai alle spalle. L'annata, se non piove, direi che è finita qui, e comunque è stata un'annata più che buona, assolutamente più che buona.